famiglia, la devi smettere di fare lo scemo. Non ti preoccupare, tanto ti lascio in buona compagnia. Non te ne approfittare. Potrei cominciare a parlarmi male del padre già da adesso. Ci vediamo a casa per pranzo, ok? Ok. Posso? Novità su Maurizio Chieco? No, sappiamo che è tornato, ma non riusciamo a trovarlo. Ma c'è dell'altro? Si tratta di Margherita. Gloria ci ha visto che ci baciavamo e gliel'ha raccontato. Cavolo. Mi ha solo anticipato. Ne avrei parlato con lei al più presto. Angelo, tu mi piaci un sacco. Sto cercando di capire che cosa vuoi fare con me. Se vuoi stare davvero con me, o se io sono soltanto uno dei pezzi che compongono il tuo casino e niente di più. Ma no, Elena, ma quale casino? Le cose non mi sono mai apparse così chiare. Io sono innamorato di te, per questo che ti ho baciata. Non è così, vero? Opzione B. Scusami, Elena. Proprio non so cosa mi sia preso l'altra sera quando ti ho baciata, ma il fatto è che mi trovo in un casino e non so che cosa pensare. Mi sono avvicinata di più. Tu la sai la risposta. Mi stai chiedendo se so distinguere quando sono innamorata da quando non lo sono? Più o meno. Angelo, io penso che quando una persona è innamorata davvero, lo sa. Io adesso lo so di essere innamorata di te. Voglio semplicemente capire, sapere se tu sei innamorato di me. Sei sempre stata così leggera. E adesso all'improvviso sembra che mi stai circondando. Mm-hmm. Hai ragione. Abbiamo giocato finora. È vero, mi sono divertita. Ma ora voglio fare un altro gioco. Voglio sapere se vuoi stare con me, Angelo. Tu mi piaci. Vuol dire sì. Vuol dire che sto molto bene con te, che mi diverto e... E mi è piaciuto anche molto baciarti. E mi è piaciuto anche molto baciarti. Bravo. E che qui anche i muri hanno orecchie. Adesso però c'è una cosa che voglio veramente sapere. E che fine ha fatto questo Maurizio Greco? Siamo tutti con lei, comandante. Buongiorno, signora. Buongiorno. Niente, la firmetta? Sì. E quando è successo? Grazie. A presto, arrivederci, signora. Buona giornata a te. Che mi dici di questa? Che cos'è? È di uno studio legale. Dice che hai avuto un incidente stradale e che non ti sei nemmeno fermato per la constatazione amichevole. Chiedono i danni.
Posso sapere che cosa ci facevi in via Zucchi alle 11 di sera? Io. Pietro. Lì ci sono le africane e le rumene. Forse ti sentivi solo? Ma chi? È questo che fai la sera quando dici che lavori? Sono questi gli straordinari che fai? Oddio mio, che vergogna! Oh no, che hai capito, amore? Sono pronta, andiamo. Sì, sì, andiamo. Guarda, è tutto un equivoco. È una fesseria, ti spiego tutto. Guarda che io non ho fatto niente, ti spiego tutto. Andiamo, dai. Non t'azzardare a toccare mia figlia. La porto io a scuola. Non ti preoccupare, amore. Va tutto bene. Ma dove vai? Aspetta un attimo. E dai, su, su, non fare il difficile. Ti ho sempre trattato bene, dai. Fai bravo, va? Sii gentile. Vai, 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 vai. Buongiorno, cavolo, spegnila, non fare gridare. Non mi fare gridare, spegnila. Per caso la sera che sei andata a prendere Mina ha fatto un incidente? No. Pensaci bene. Incidente, mo. Ho toccato appena la macchina di uno che era lì con una ragazza. Ma la macchina tu non si è fatta niente. Ma quello ha preso la targa, ha fatto denuncia, stamattina è arrivata la lettera dell'avvocato. E adesso Costanza pensa di tutto, e di più. Mi dispiace, ma... Ma io che potevo fare? Me lo potevi dire, sante. Che ci racconta adesso a mia moglie? Quella pensa che ci stavo io lì. Hai ragione, è che mi è passata di mente, no? Una situazione così assurda. Mettete nei miei panni, no? Però io nei panni miei ci sto io. Sempre posto per figlio di Carmela Medrano. No, non per figlio. Mi chiamo Tony. Ma no, Tony, a sé. E naturalmente è colpa di Tony, no? E certo, è sempre lui che sbaglia. Ce ne possiamo stare un po' in silenzio, sì? È proprio necessario parlare di Tony? E quando ne vogliamo parlare? Quando sarà troppo tardi? È già troppo tardi. Carmine, io credo che Tony tu non lo dovresti trattare così. Tony è diverso da te, da me e anche da Sofia. Ora è in un momento difficile. Ora ha particolarmente bisogno di noi. Tony sa benissimo quello che deve fare. No, no che non lo sa. Perché tu gli fai sembrare sbagliato tutto quello che fa. Tony è fragile. E noi dovremmo capirlo, aiutarlo. E invece lo lasciamo solo. Tony rischia di perdere la strada. E io questo non lo voglio. E tu? Tu lo vuoi? Quello che io voglio è che Tony se ne vada il più lontano possibile da me. Da solo, in compagnia, non mi importa. È chiaro il concetto, sì?
Allora io vado, è già tardi. Scusami, ti ho fatto perdere tempo. Scusami tu, ma non volevo dirtelo per telefono. Hai fatto bene a venire. Anche se in macchina, forse, sarebbe stato un po' più comodo. Avevo bisogno di riflettere. Lo sai come sono fatto, ci riesco solo in mare. Aggrappato ad una vela. Lo so. Se ci ripensassi. Se mentre vai rifletti e ti viene voglia di tornare indietro. Ho deciso, Andrea. Laura aspetta un figlio. Io sento di dovermi dedicare solo a lei. Pensa, è appena la terza settimana e già è sicura che sarà una bambina. Lo vedo debole quel giunto. Sei sicuro che regge? Certo. Ascolta, è meglio che io vada prima che il mare si faccia grosso. Sei sicuro, Michele? Guarda che un passaggio te lo do volentieri. Così magari continuiamo a parlare un po'. Non preoccuparti. Andrea, ti prego non odiarmi. Non ci riuscirei. Neanche se volessi. Li vedo. Tristi donne. Mi dispiace, Medrano. Sta pigliari. Sono cose che capitano. La fortuna è bastarda. La fortuna va aiutata, no? O mi sbaglio? Che cosa vuoi dire? Che hai barato. Amigiano, ma perché te la pigli tanto? In fondo non sono neanche soldi tuoi. Tu sei un artista. Sei un piccolo di ispirazione. C'è papà che passa. Signora Medrano, è meglio tornata a casa vostra. Questa gente ha rispetto per vostro padre. Ma tutto c'è un limite. Michele? Eh sì, fino a un paio di ore fa era qua vicino. E poi? Ci siamo spostati e non l'abbiamo più visto. Tuo padre è una persona eccezionale, ma è anche un po' stronzo. Se non ti fa preoccupare, non è contento. Spero che tu non abbia preso da lui.
Altrimenti due così sarebbero davvero troppi. E quindi non vieni nemmeno questa settimana? Ma come c'hai un esame? Scusa, la sessione non era scaduta 3 giorni fa? Ha una proroga. Come rimaniamo? Mi chiami tu? Sì, va bene, magari... va bene anche un messaggio, sì. Ok. Ciao, fatti sentire, eh. Un bacio. Un messaggio? Non ci siamo. Proprio non ci siamo. Ogni mio insegnamento cade nel vuoto con te, ma perché? Avete mai sentito parlare di privacy, voi due? Secondo me, e correggimi se sbaglio, ma se non viene neanche questa volta... c'è da preoccuparsi. Secondo me, se vuoi capire qualcosa, devi parlarle di persona. Sì, ma se non viene come la vedo? Questa sta ad Amburgo, hai presente dov'è? Ah, e allora? Ti fai fare un permesso dal comandante, vai da lei, le fai una sorpresa e vedi come la prende. Dici? Ragazzi, è inutile rincorrere l'amore, sai? Quello viene, quando viene te l'aspetti. Da quando è diventato un esperto in amore? Buongiorno, scusate... Ci dica. Mi ha detto che tornava all'ora di pranzo. Sono quasi le 3. Non vorrei sembrarvi troppo ansiosa, ma sono veramente preoccupata. Stiamo parlando di un surfista dilettante? No, Michele sta su una tavola da quando aveva 6 anni. Si sente più a suo agio su un windsurf che a terra. Allora credo che la cosa non sia grave. Sarà stato sorpreso dal gregale. È probabile che l'abbia portato troppo fuori e che adesso non riesca a rientrare. Mi descrive la sua attrezzatura? Sì, la vela è gialla rossa a 4 stecche e la tavola è bianca con delle striature gialle. Sa se ha portato con sé un VHF? Purtroppo no. Stamattina era un po' strano. Sa, gli ho appena detto che aspettiamo un figlio e forse era scombussolato per questo. Fatto sta che si è dimenticato il VHF a casa ed è uscito senza. Le ha detto in che direzione andava? Mi ha detto che cercava di doppiare... Capo Vaticano. Eluso, lo vai a prendere? Come no? Glielo porto subito, signora. Grazie. Posso stare tranquilla, tenente? Deve stare tranquilla. Non vuole far preoccupare lui o lei, no? Secondo me è una bambina, anche se troppo presto. Venga con me, l'accompagno di là. Grazie. Prego. Buonanotte. Pronto, Costanza? No, Pietro, sono io. Lo fuoco, lo vedo che sei tu, stai davanti a me. Che ci hai pensato di chiamare al cellulare? Scusa. No, volevo sapere se eri riuscito a parlare con Costanza. No, e se mettete il cellulare occupato non ci riuscirò mai. Senti, ma se ci parlassi io? Lascia stare, ti prego, tu già hai fatto abbastanza. Giornata storta, capo? Piuttosto. Anche per me. Che? Stai pensando al tuo ragazzo? Sì, non so che fare. Gloria dice che dovrei andare da lei, ma se quella c'ha davvero un altro, mi sembra un po' inutile, no? Tu la ami questa ragazza? Io direi di sì. Diresti, allora devi andare da lei. Non è mai inutile quello che si fa per la donna che si ama. Sa che sua moglie è stata proprio fortunata a trovare uno come lei. Lasciamo perdere. Lo sai quanto mi è costato ottenere quella sala per la tua mostra? E lo sai quanti saranno i favori che io dovrò restituire, sì? A te che ti importa? E lo sai che sei diventato lo zimbello di tutto il paese e io insieme a te? Ho sete.
Hai sete, vai a bere, va. Io vorrei soltanto che tutti si dimenticassero di me. Va bene, tutti! Te compreso, e mi lasciaste in pace una volta per sempre. Questo non è possibile se tu resti qua. Mi stai mandando via? Sto facendo quello che è meglio per la famiglia. E sarebbe l'ora che cominciassi a farlo pure tu. E se non volessi? Allora farò quello che ho sempre fatto, deciderò io per te. E se non ti sta bene, ti sbatto fuori a calci nel culo. Sei contento, sì? Comandante, ha chiamato Melluso, è a 12 miglia e non ha avvistato ancora niente. Dobbiamo cercare di capirci qualcosa. Non diciamo niente alla ragazza, si potrebbe agitare. Andiamo al parcheggio di Capo Vaticano, forse Rocco, il parcheggiatore, ci saprà dire se l'ha visto. Sì, signore. Che cosa sta succedendo? Niente, stia tranquilla. Dai, su, piglia con un altro pezzettino. No, non mi va. No. No. Tenente, buongiorno. Vi posso offrire una pesca? No, grazie. Stiamo cercando una persona. Un uomo in windsurf che dovrebbe aver doppiato il capo stamattina verso le 11. Com'era la vela? Gialla e rossa a 4 stecche. E la tavola è bianca con delle striature gialle. Sì, l'ho visto. È uno che ci sa fare. È venuto qui al parcheggio. Qui? Sì. Ha aspettato qualche minuto e poi è arrivata una macchina a prenderlo. Ha caricato la tavola e se ne sono andati. Rocco, e chi c'era alla guida della macchina? Non lo so, non sono riuscito a vederlo. Magari si ricorda il modello dell'auto? Era un macchinone scuro, ma non so dirvi di più. Io lo so, era un pick-up. Che? Un pick-up, 4 ruote motrici, motore 2005 turbo diesel, 130 cavalli, velocità massima 180 orari, da 0 a 100 in 8,3. Mozzi autobloccanti e servostarzo elettronico, 6 marce. Complimenti. Ma per caso ti ricordi tutte le macchine che vengono al parcheggio? Solo quelle che costano più di 50.000 euro. E visto che non se le potrà mai comprare, allora se le sogna. Magari ti ricordi pure la targa? Immatricolata quest'anno, targa CT342AF. Eh? La macchina è intestata ad Andrea Carrocci, WRWC, residente in Viale Sereno 31. Segnato? Sì, grazie. E la ragazza come sta? È nervosa, capo. Mi chiede in continuazione se ci sono novità. Via Gloria di starle vicino. Ci sentiamo appena scopriamo qualcosa. D'accordo, comandante. Abbiamo l'indirizzo. Viale Sereno 31. Io di certe cose me ne intendo. Quel tipo ha doppiato il capo per farsi una tresca. Sicuramente lo becchiamo abbracciato l'amante. Vorrebbe dire che è salvo. È anche un po' pazzo, visto che si può arrivare tranquillamente dall'altra parte per via terra. Ho molto innamorato. Comunque dal Circomare hanno detto che il proprietario della macchina è un uomo, un certo Andrea Carrozzi. Il marito cornuto. Lui le compra il macchinone e lei ci porta a spasso i ragazzetti sportivi. Tipico. Adesso vedremo. Voglio sapere cosa sta succedendo. La prego, stia calma. Ma come fa
posso stare calma! Mi aveva detto che l'avreste trovato subito. Ormai è tanto che sono qui. Dovete dirmi la verità, vi prego. Ditemi la verità. La prego. Qualcuno stamattina ha visto Michele salire sul suo pick-up al parcheggio di Capo Vaticano. È vero, ci siamo incontrati lì. Ma che cosa è successo? Alla moglie aveva detto che sarebbe rientrato a Luna, invece sembra scomparso. Lo stiamo cercando già da qualche ora. Stamattina avevate un appuntamento? Sì. C'è qualcosa di male? No, ma Michele non l'aveva detto a sua moglie, lo sa? Sì. Le posso chiedere perché? Siamo amici. Un appuntamento. Lui arriva dal mare, lei lo aspetta in macchina. Non potevate vedere via al bar o in piazza come tutti? No. Noi no. Non potevamo. Mi scusi, signor Carrocci, ma ho l'impressione che lei ci stia nascondendo qualcosa. Sì? Sì. E credo che se lei fosse veramente un amico di Michele ci aiuterebbe a trovarlo. Io non mollo. Non oggi. Non oggi. C'è Laura che mi aspetta, anche Nina. Portato in macchina sino a Cala San Giorgio. Poi lui ha continuato da solo via mare. Mi scusi, non poteva riportarlo in macchina a casa? Non ha voluto. Siamo stati insieme 5 anni bellissimi, ma difficili. E oggi... oggi Michele mi ha lasciato. Ha deciso di stare con la sua famiglia. Di fare una vita normale. La sua compagna, Laura, aspetta un figlio. Si vogliono bene. E Michele ha deciso di dedicarsi solo a lei. La nostra storia deve rimanere un segreto. Trovatelo. Vi prego. In questo momento Laura non potrebbe capire quello che c'è stato tra di noi. E neanche io voglio che soffra. Non sarebbe giusto. So che perdendo Michele ho perso la mia felicità. E voi dovete trovarlo. Perché almeno lui ha diritto di essere felice. Bisogna far uscire le altre vedette e battere tutta la costa. Avverti le capitanerie vicino e date il cambio di rotta a Melluso. Deve proseguire le ricerche oltre Capo Vaticano. D'accordo, comandante. È sicuro di voler venire? Possiamo informarla al telefono? Non posso restare a casa se vedo Michele in pericolo. Ma al Circumare c'è anche Laura. Va bene, non c'è nessun problema. Andiamo.
No, mi scusi, comandante. Pronto? Disturbo? No, che non disturbi, che sei un po' di fretta. Ma dimmi tutto. C'è da dirti una cosa importante, se non te la dico subito, scoppio. Sono incinta. Aspetto un bambino da te. Paolo, andiamo? Tutto bene? Sì, che ora devo andare? Ma tu devi stare tranquillo, lo so che non hai nessuna intenzione di fare il padre adesso, sei troppo giovane. Me ne occuperò io. Nessuno saprà che tu hai il bambino. Dai, Paolo. Ti richiamo più tardi, Oba. Ciao, amore. Ciao. Che c'è? Tutto bene? Sì, sì. Michele ha addoppiato il capo per andare a trovare un suo amico. Ma chi? Ciao Laura, io sono Andrea. Michele è venuto a trovare te? Sì. E perché? Una visita. E adesso che fine ha fatto? Ha ripreso il mare per tornare da te. Deve essere successo qualcosa, forse un problema al surf. Quindi si è trovato in difficoltà. E adesso? Stiamo pattugliando tutta la zona, da qualche parte dovrà pure essere, no? Non ti preoccupare. Indossa una muta in neoprene, può resistere almeno altre 2 ore a queste temperature. Lo troveremo. Ehi, lo sai che è un po' matto, ma alla fine sarà calmo sempre. Guarda, avvicinati, c'è qualcosa. Vai a vedere. È la vela del windsurf che stiamo cercando! Fammi passare. Circo Mare Tropea da Charlie Papa 571, passo. Charlie Papa 571, va. Ragazzi, si mette male. Abbiamo appena avvistato la vela del disperso. È rotta. Passo. Melluso, riesci a vedere la tavola? No, comandante. Passo. Cosa pensi di fare? Finché non troviamo la tavola, abbiamo una speranza. Melluso, rotta sud-ovest. Vagli incontro. Più in fretta possibile, non abbiamo tempo da perdere. Chiudo. Grazie. Ogni tanto Michele mi ha parlato di te. Dice che come surfista non sei un granché. È vero. Lui è molto più bravo di me. E per questo sono sicuro che ce la farà. Avrei preferito conoscerti in un'altra circostanza. Ho insistito tante volte per invitarti a cena, ma Michele non ha mai voluto. Forse perché mangio troppo. Perché non mi ha detto che sarebbe venuto da te? Lo sai com'è fatto, no? No, non lo so. A volte Michele è strano. Cosa vuol dire strano? È come se avesse dei segreti. Ogni tanto ho l'impressione di non sapere tutto di lui. Come se mi escludesse da qualcosa.
Non tornerà, vero? Non mi dica più bugie, comandante. Non smetteremo di cercarlo finché non lo troviamo. Te lo prometto, Laura. Anche Michele mi aveva promesso che sarebbe tornato subito. Circolare Tropea da Charlie Papa 571. Cambio. Charlie Papa 571 da Circomare Tropea, avanti. Abbiamo avvistato il disperso. Belluso, come sta? Non lo sappiamo, comandante. Non dà cenni di vita, è disteso sulla tavola, immobile. Allora, Belluso. Aspetti, comandante. A posto! Giù, vediamolo su. Dai! Piano, Dai, dai! Prendi le capette, aspetta, dai, dai, ancora! Dai! Lo sforzo! Ora, via! Ok, ok, ok. Forza, ragazzo, che ce l'hai fatta, dai! Fate attenzione, piano! Michele, prendo la coperta. Chiami il circomare subito, che ci vuole un'ambulanza! Subito! Dai! Sì. Circomare Tropea, l'uomo in gravi condizioni. Serve un'ambulanza al porto, stiamo arrivando. Dottore, da voi un passaggio. Sei tenace? Come faresti senza di me? Andrei a piedi come faccio tutti i giorni. Oggi però sembra che ti sia passato addosso un camion. Beh, è un momento un po' brutto, ma passerà, ne sono sicura. Abbiamo tutti bisogno di un po' di serenità. Anch'io. Certo, Tony, anche tu. Hai ragione. Siamo due disastrati. Dimmi, Angelo. Va bene, arrivo subito. C'è bisogno di un medico al Circomare, mi puoi accompagnare? Certo. Obbedire agli ordini del tenente. Ma che cosa dici? C'è una persona che sta male. E io? Come sto io, Margherita, Non te ne frega un cazzo neanche a te di come sto io. Per voi c'è soltanto Angelo. Ma che cosa c'entra Angelo stavolta? Cosa dici, Tony? Angelo c'entra sempre, Margherita. Un pezzo alla volta. Un pezzo alla volta sta distruggendo tutta la mia vita. Mi ha messo contro mio padre e la mia famiglia. Mi ha portato via la donna che amavo. Alza. Sì, ce l'ho. Alza! Tu sei pazzo, Tony! Che è successo, Angelo? È rimasto in mare 6 ore e lo stanno riempendo. Allora? Hai salvato il mondo anche oggi? Ehi, guarda che sto parlando con te, Tony, non ho tempo da perdere.
Allora, ha preso molto freddo. Ci è mancato poco che andasse in ipotermia. Ora lo stiamo riscaldando, ma ce la farà. Quando potrà rivederlo? Non prima di un paio d'ore. Aspetti con me? No. Mi lascio soli. Allora una volta ci vediamo a cena da noi. Ok. Grazie. Ma io non ho fatto niente. Se non ci fosse stato lei, Laura non avrebbe retto alla tensione. È stato molto coraggioso a venire qui. Non deve essere stato facile per lei. Le cose sono sempre più difficili di quello che dovrebbero. Ormai lo so. Ci sono abituato. Ma è più forte di me. Non posso impedirmi di amare. Neanche quando mi fa soffrire. Vede, Tenente, ci sono delle cose a cui non ci si può difendere. Arrivederci. Arrivederci. Stanca? Un po'. Soprattutto sono preoccupata per Tony. Io non capisco più che cosa gli sta accadendo. Hai visto quello che ha fatto prima? Ci mancava poco che ti investisse. Effettivamente ci è mancato poco. Io non lo so, io ce l'ho con te. È convinto che tu sia la causa di tutti i suoi mali. No. È lui che sta sempre in mezzo. È un egoista, un infantile. È sempre stato un lunatico. La verità è che ha solo un gran bisogno d'amore. No, ha bisogno di te, molto più di me. Sei sicuro di quello che stai dicendo? Sì, ha bisogno di te. E tu? Io... non lo so, forse ho paura di star male. E chi ti dice che staresti male? Vado. Che giornata, ragazzi. Però sai che dà soddisfazione salvare le persone? Diventerò padre. Sei impazzito? Stai parlando di Marina Cataldo? Lei ci aveva pure rinunciato ad avere dei figli. Ma adesso è successo questo miracolo e non può più rinunciarci. E lo consideri anche te un miracolo? Guardami. Ho la faccia di un miracolato. Eh? Cavolo, Paolo, sei il padre del suo bambino. E con suo marito come la mette? Eh? Bella domanda. Non saprei. Mi ero messa l'anima in pace. Me ne ero quasi fatta una ragione, dopo tutti i tentativi che abbiamo fatto io e te. Ma ora è successo. E io e Salvatore non posso rinunciarci. E chi è il padre? Non importa chi è il padre. Io questo bambino voglio tenerlo. È una cosa troppo importante per me. Ma non posso pretendere che tu mi capisca. Per questo che me ne vado. Aspetta, Marina. Io ti amo, resta con me.
Non mi importa chi è il padre di questo bambino. Resta con me e lo cresceremo come se fosse nostro figlio. Non ce la farai. Adesso forse ti sembra una cosa possibile, ma non ce la faresti mai. Sì che ce la farò. Tu mettimi alla prova. Ho saputo che Michele sta meglio. Sì, sta meglio. Il suo segreto è salvo. Bene. C'è anche un'altra buona notizia. Ha chiamato un uomo. Ha detto che aveva già parlato con te. Sembra che poco fa abbia trovato Maurizio Grieco. E a Ricadi in via Mameli. Grazie. Costanza. Ce ne andiamo. Senza di noi sarai più libero di fare i tuoi comodi. Tua moglie e tua figlia. Io la vorrei aiutare, tenente. Ma di tutta questa storia so solo che mio fratello non c'è più. Perché dopo la morte di suo fratello lei è scappato da Tropea? Subito dopo il funerale è venuto uno. Uno che conoscevo bene. Mi ha detto di andare lontano. Di non parlare con nessuno di questa faccenda. Chi era? Uno a cui non si può dire di no e che mi ha pagato bene. Il viaggio e tutto. Lei lo sa che questa persona ha causato la morte di suo fratello? Mio fratello è morto per un incidente. E allora perché qualcuno l'ha pagata per andare via e non rispondere alle domande dei carabinieri? Perché non lo so. Chi è stato? Pescatori che si erano stancati di prendere dei pesci piccoli. Suo fratello è morto e a lei non interessa che abbia giustizia. Io volevo bene a mio fratello, come lei a suo padre. Ma ci tengo alla vita. Quindi io quel nome non glielo posso fare. Se le posso dare un consiglio, se ci tenesse alla vita pure lei, smetterebbe di fare domande. Se è vero che gli voleva bene, mi aiuti a vendicarlo. Mio fratello lavorava sotto un padrone. È per lui che ha fatto quel lavoro alla grotta del gigante quando ci fu l'esplosione. Non era la prima volta che lo faceva. E allora? È stato il suo padrone a darmi i soldi. Ma prima di andare via mi sono preso l'unica cosa che mi potesse ricordare mio fratello Domenico. L'orologio che gli aveva regalato il suo padrone per ricordare la grande pesca del 1991. Lo tenga lei. Così capirà che se uno fa tante domande non muore a 100 anni nel suo letto.